Carissimi amici della Ring of Volto, benvenuti al pay per view Total Carnage. E dunque partiamo subito col primo match della serata, Sardinian Prison Match, dove avrà luogo la grande rivincita di Voltomania fra Dena ed il presidente della Ring of Volto, il Volto del Ring. E dunque ci siamo, signori, la contesa può avere inizio, mio Dio, Dena, subito, alla grande, con questo braccio teso in corsa sul presidente, poi scarica di pugni. Oh mio Dio, ma qua il presidente ribalta tutto, così, così, adesso è lui che colpisce violentemente Dena. Mamma mia, signori, grandissimo e attesissimo rematch di Voltomania. Dena ha dovuto penare per diverse settimane prima di avere questa rivincita e adesso ha l'opportunità, guardate, di scaricare tutta la sua rabbia sul presidente che lo ha sconfitto a Voltomania. Adesso guardate, Dena bombizza Volto, mio Dio, fantastico, c'è lo schienamento 1, niente da fare, Volto alza il braccio, allora Dena lo afferra, attenzione, no, 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 gli blocca il braccio al tappeto, no, 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 oh, oh,
Oh, stomp! Durissimi sulla mano, mio Dio, Madden è impazzito. È completamente impazzito, prende volto, lo sbatte all'angolo. Rincorsa, braccio teso. Mamma mia, che furia da parte di Dana che sossale sulla seconda corda, si lancia, double axe handle. E poi afferra per la nuca il presidente, che però da terra contrattacca, gomitata sullo stomaco, poi afferra Dana, attenzione, snap, suplex, lo manda al tappeto, c'è lo schienamento, uno, e niente, kick out da parte di Dana. Allora il presidente lo attende al varco, Dana cerca di aggrapparsi con le corde e adesso volto, sì, lo prende, lo carica sulla cima del paletto, così gli divarica le gambe, poi, attenzione, cosa vuole fare? Oddio, una super DDT! Fantastica, fantastica signori, Volto prova il pin, 1, 2, niente, Dana alza il braccio, mamma mia signori, ma che contesa veramente, balordissima, Volto prova a colpire Dana che però non ci sta, passa al contrattacco per il presidente, lo manda sull'eprone e poi oddio, non ci credo, ha fatto sbattere contro la parte della gabbia, ma qui il presidente, ma che fa, resiste al dolore, ma non ci credo. Non ci crede, torna sul ring. Oddio! E colpisce Dana con una DDT in corsa. Non ci crede, adesso sale sulla cima del paletto. Ma qui Dana, Dana è astuto. Ma qui Volto! Guardate! Lo disorienta! No, Dana colpisce per primo. No, ancora Volto. Volto, Volto! Oddio! Combination di pugni! Il pugno del presidente! Dana è stordito! Dana è stordito! Schienamento! 1, 2... No, manca il 3, signori, manca il 3. Dana, Dana! Non ci credo, una culla! Una culla, 1, 2! No, Volto si rialza! Incredibile, signori! Allora Dana contiene infierie sul presidente. No, 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 mio Dio, scarpate ripetute sulla faccia del presidente. Ancora Dana, lo rimette in piedi, continua a colpirlo. Senza sosta, ma qui Volto non ci sta, passa il contrattacco. Volto, Volto, Volto! No, Dana! Dana per al presidente, se lo inzaina, oh, exploder suplex, qui il presidente cerca di ritirarsi nella zona dell'apron, ma qui Dana, oh, lo colpisce con questa scarpata durissima, poi lo afferra per bene, attenzione, deep six, c'è lo schienamento, 1, 2, no, non c'è il 3 signori, non c'è il 3, allora Dana colpisce Volto, si avventa su di lui, mamma mia che furia cieca da parte dell'ex idolo del pubblico, guardatelo, mamma mia, sul presidente, pugni, 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 e ancora pugni, stomp, sulla bocca dello stomaco, ancora Dana, prende Volto, rimette in piedi, e qua ragazzi, vuole provare a chiudere con uno dei suoi colpi storici e migliori, la Last Ride Powerbomb, è finita qua, mi sa, 1, 2, no, Volto, Volto, Volto resiste, Volto resiste, Volto resiste, intanto no, non ci credo, come ha Volto Mania, una culla, 1, 2, no, stavolta Dana si rialza giusto in tempo, ma non ci credo, non ci credo. Allora Volto, guardate, vuole rincare la dose, prende Dana, se lo inzaina, suplex, bellissimo, e lo manda al tappeto. Ancora il presidente, prende Dana, lo rimette in piedi, lo scaraventa, verso le corde, arm drag, e lo manda al tappeto, poi calcola le distanze, ginocchiata in rincorsa, Dana è sordito, Volto dice tirati su, avanti, tirati su, è tempo dei due amigos, c'è il primo e poi c'è pure il secondo, e qui Volto prova a chiudere, 1, 2, e niente da fare, Dana ancora una volta si rialza, allora Volto lo attende al varco, attenzione, lo colpisce, no, Dana, Dana non ci sta, e contrattacca, quindi il presidente, così, lo lancia verso l'angolino, ancora Dana, 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 no, 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 oddio, oddio, oh, oh, ginocchiate sulle cosce ripetute, rincorsa, e un'altra ginocchiata, ragazzi, qua Dana sta letteralmente demolendo il presidente, adesso, se vuole inzainare, no, 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 cosa fa, lo scarica in avanti, oh, che pugno, signori, che pugno, ancora Dana prende il Volto del ring, lo porta lì nella zona dell'apron, no, Volto contrattacca, mamma mia che gomitata, poi prende Dana, lo manda lì sull'apron e poi oddio, sì, sì, lo fa sbattere con la schiena,
contro la parete della gabbia, poi dice fatti avanti, come on, lo prende, sì, European Uppercut, e lo stordisce, ancora volto, sì, per Nedena, lo spatte contro la parete della gabbia, ancora il presidente, gli dà pure un calcio nel culo, ma dia sì, cosa vuoi fare tu, pezzente, pezzo di merda, vieni qua, traditore infame, io non dimentico, e infatti, volto, non perdona, sì, continua a colpire Dena, colui che un tempo era divenuto il suo pupillo. Lo riporta sul ring. Attenzione, vuole pescare, ole, candlestick, candlestick. Qui Dena, guardate l'esausto. Sì, volto col candlestick. Mamma mia, signori, qua siamo a Total Carnage. Porca miseria, dove la violenza non conosce alcun tipo di limite, di confine. Oddio, adesso Anaconda Vice, dopo aver spezzato il candlestick sul corpo martoriato di Dena, adesso c'è l'Anaconda Vice, la manovra di sottomissione letale del presidente, e qui Dena potrebbe cedere, Dena rischia di cedere, Dena rischia grosso. Volto insiste con Anaconda Vice, ancora volto non molla la presa. Dena, seppur dolorante, in qualche modo cerca di resistere, infatti, sì, si libera, poi attenzione, rincorsa scarpata sulla fascia del presidente, che però, no vabbè, sta ancora rialzando, ma non ci credo, allora Dena, un'altra scarpata, dice stai giù, ma volto continua a rialzarsi, ma non ci credo, allora ancora un'altra scarpata di Dena, oh mio Dio, Dena studia la situazione, volto, ancora che sta rialzando, no vabbè, allora Dena lo prende e va a chiudere, suplex, backstabber, non ci credo, ha troncato la schiena, è finita, 1, 2, no, volto si è rialzato, ma non ci credo, si è rialzato, incredibile. E allora Dena lo intrappola all'angolo, no, volto, colpisce, oddio, calcione in corsa, va pure ferito, non ci credo, 1, 2, 3, no, Dena si rialza, a volto, prova a colpirlo, niente, Dena ci riprova, prende volto, lo sbatte all'angolo, ancora Dena, così presa col ginocchio sulla faccia del presidente, oh mio Dio, volto è messo veramente molto male, e adesso Dena dall'angolino lo invita a rialzarsi, e qua ragazzi lo vuole braccare con la sua spear, oh mio Dio, costole fracassate, e qui Dena va a chiudere sul presidente, 1, 2, non ci credo, no vabbè, la culla del presidente, 1, 2 e 3, No, Dena, si rialza giusto in tempo, volto lo prende ancora, lo rimette in piedi, adesso vuole portare lì, sulle corde, attenzione, lo mette sdraiato, slancio con la corda, poi stompa ancora volto, prende Dena, a pugni sulla faccia, no vabbè, Dena con la faccia tutta sporca di sangue, e volto che infierisce senza alcuna pietà, ragazzi. Mamma mia, bellissimo tutto ciò, che contesa, stiamo vedendo di tutto, rabbia, vendetta, foga agonistica, di tutto, mamma mia, ancora volto, Dena però ancora resiste, Dena, volto lì all'angolo però ancora risponde, no vabbè, fantastico il presidente che sorprende Dena, lo manda sulle corde, DDT, Dena adesso rotola via, se ne chiama fuori, rotola all'esterno del ring, e adesso volto, giustamente, lo prende, lo rimette in piedi, ma gli vieni qua, oh, lo sbatte al tappeto, ancora volto, lo afferra, ma gli rialzati, sacco di merda, rialzati, e infatti, oh, lo sbatte contro la parete della gabbia, poi lo prende, oh, lo lancia dall'altra parte, Dena, signori, non ci capisce più niente, adesso il presidente, vediamo cosa piglia là sotto al ring, e adesso le cose si fanno ancora più forti, prende un tavolo, Dan nel frattempo è non pervenuto, prende una sedia al presidente, poi
Prende pure un candlestick. Dana intanto lo raggiunge sul ring. Oh! E riesce a contrastare il presidente che però... Guardate come riesce a rifarsi subitamente, prontamente, ancora a volto. Prende Dana, attenzione. Cioè, stai giù, stai giù. Oh! Stomp sulla bocca dello stomaco. Poi piglia il tavolo. Ancora il presidente. Prende il tavolo e lo vuole poggiare lì sull'angolino. Nel frattempo Dana, vabbè, non ci capisce più niente intanto. Tutto sporco di sangue, tutto dolorante. Volto lo rimette in piedi, lo colpisce. Ancora volto, 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 volto. Prende Dana, attenzione. Lo vuole portare verso l'angolino. Gli sbatte la testa contro il cuscinetto. No! Adesso è Dana che sbatte il volto contro l'angolo. Poi lo prende. No, 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 no! Ha sfondato tutto. Ma il presidente è astuto. No, vabbè. Guardate, si fuggia nell'apron. Ma qui Dana! No, rincara la dose. No, prima gli ha fracassato la schiena sul tavolo. E poi sulla parete della gabbia. Ma qui il presidente è messo davvero male. Oddio, Dana lo sbatte. Faccia in terra. No, vabbè. No, vabbè. Adesso Dana impugna la sedia. No, 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 no. E la incassa all'angolino. Non ci credo, non ci credo. Adesso Dana sbatte il candlestick, come dire, fatti avanti, presidente. Vieni qua che ti aspetto. Vieni qui, infatti, volto, torna. E lo anticipa con questo forearm. No, vabbè, bellissimo. Bellissimo, signori. Così, così lo colpisce sulla schiena. Ancora volto, afferra Dana, così lo prende. Oh, lo manda nella zona dell'apron, poi lo riporta sul quadrato. Ancora volto, colpisce Dana con uno stomp. Poi lo riprende, lo rimette in piedi. Ancora volto, prende Dana. Sì, sì! E lo schianta contro la sedia all'angolino. E adesso, colpi di candlestick, signori. Colpi di candlestick su Dana. Ancora volto, volto che non si ferma. Volto non si ferma. Prende Dana, così lo rimette in piedi. Se lo inzainano, vabbè, oddio, calcione dritto in testa, ancora volto, prende Dana, lo rimette in piedi, Dana intanto è tutto rintontito, volto, volto lo colpisce, mamma mia col candlestick, glielo spezza, no vabbè, tantissima roba signori, tantissima roba, e qua ragazzi è in arrivo la Volto Breaker, e qui Dana ci saluta, è finita. C'è lo schienamento, ragazzi. Uno, due. No! Dana! Dana si rialza all'improvviso. No, vabbè, ma non ci credo. Lo ha volto. Sale sulla seconda corda. Si lancia, no! No, Dana! Dana! Dana lo prende. Attenzione! No, vabbè, oddio! E lo schianta al tappeto. Non ci credo. Adesso Dana lo attende al varco per la sua Switch in Music. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. E la fine. Lo ha colpito, signori. Uno, due. No, volto si rialza. No, vabbè, volto si rialza. Volto si rialza. Volto resiste. Volto resiste. Volto resiste. Volto resiste. Allora Dana lo prende, lo rimette in piedi. No, volto gli dà una pizza. Così, così, così. Volto, 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 volto. Però cade all'angolo. Ancora volto, 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 volto. Olè, olè il presidente. In grande spolvero che resiste. Volto resiste. Volto resiste. Volto resiste. Addirittura stava pure strangolando Dana l'angolino. Oh mio Dio, fantastico volto, fantastico volto! Lo accompagna al tappeto, Anaconda Vice. E qui Dana è cotto a puntino, è cotto a puntino. Volto, volto deve solo chiudere, volto deve solo chiudere. Sì, sì, Dana lotta come un disperato, ma le forze stanno venendo a mancare. E qui il presidente potrebbe veramente costringerlo alla resa con l'Anaconda Vice. Qua Dana forse non ce la fa, ragazzi. Qua per Dana veramente è la fine. Volto insiste, volto insiste, volto insiste ancora. Aia, aia, aia. Dana, Dana, Dana sta lottando con tutte le sue forze per resistere. E infatti resiste, resiste. Con queste ginocchiate respinge l'offensiva del presidente, poi lo afferrano, non ci credo. Suplex, backstabber,
Oh mio Dio, però voglio rincarare la dose. Oh mio Dio, pugni, pugni, pugni e pugni sulla faccia. Ancora Dena, oh mio Dio, qui Dena, veramente. Ha messo volto allo stremo. E qua ragazzi, dall'angolino, carica un'altra Switch Music. E questa mi sa tanto che è quella giusta. Colpito, affondato. Vince Dena, signori. E adesso, signore e signori, prepariamoci tutti quanti a raccogliere al centro del ring il campione nazionale, Sam Day. Mattia, è facile aggredire di soppiatto una persona quando è girata di spalle. Sei un codardo. Se avessi avuto davvero le palle, ti saresti presentato da me in modo onesto, faccia a faccia, e mi avresti chiesto una rivincita. Vuoi il mio titolo nazionale? Ok, allora ci affronteremo settimana prossima, nell'episodio post pay-per-view. Ti farò rimpiangere di ogni singola botta che mi hai rifilato 7 giorni fa. Oh no, guai in arrivo per Sam Day perché rompe Mattia armato di sedia! No! E colpisce il campione nazionale! No! 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 E adesso scarica di pugni sulla faccia! No, mio Dio! Che irruenza da parte di Mattia! Oh mio Dio! No! No! Continua a colpire Sam con tutte le sue forze! Mamma mia, signori, ancora Mattia che non si ferma! Oh mio Dio, ma qui Sam, il nostro campione nazionale reagisce nel migliore dei modi. Sì, sgrattugiata sulla faccia di Mattia, ancora sgrattugiata, così, vai Sam Day, si dà lo slancio, oh mio Dio, fantastico signori. Fantastico, colpisce Mattia, poi guardate, lo rimette in piedi, vuole rincarare la dose, ancora Sam, colpisce ancora Mattia, poi no, Mattia, oddio, infila questa botta durissima sullo stomaco, poi lo prende, lo sbatte l'angolino, poi no, cosa fa? Se lo inzaina, attenzione, oh, lo sbatte verso l'angolo opposto, poi se lo inzaina ancora, no, e lo sbatte di nuovo all'altro angolo, e poi gli dà il colpo di grazia, signori. Pedigree. E dunque amici non ci resta che attendere al grande scontro fra Mattia e Sam Day per il titolo nazionale settimana prossima nell'episodio post Total Carnage. E adesso è tempo di passare al prossimo incontro, Open Challenge valevole per il titolo Hardcore DJB 04. Signore e signori, il seguente incontro è un 1 contro 1 ed è una Open Challenge valevole per il titolo Hardcore della Ring of Volto.
option. No one can pull me out. I've always felt different from the others. I'm running away now. E dunque, signore e signori, da un lato abbiamo colui che fa oggi il suo grandissimo ritorno in ring avvolto, colui che si è fatto avanti nella Open Challenge, lui è Rice Muta. Mentre, signore e signori, all'angolo opposto abbiamo il campione hardcore in carica della ring avvolto, lui è JB04. E dunque, come da rito, il campione consegna la sua cintura nelle mani dell'arbitro, che poi si reca dallo sfidante per mostrargliela. E infine, l'alza al centro del ring. Si può partire, signori. Siamo, l'arbitro dà il via alla contesa Rice Muta, che non si faceva vedere dalla seconda stagione. Parte subito forte l'attacco. Qui JB contrattacca, no Rice, no ancora JB, no Rice. Oh mio Dio, qua tutto stiamo vedendo. Rice Muta, che calcio sullo stomaco di JB. Oh, ginocchiata dritta sulla faccia. C'è lo schienamento, uno, niente da fare, kick out da parte del campione. Signori, ci attende una grandissima contesa. Rice Muta tende al varco JB, così lo colpisce. Compilation di calci e pugni. Oh mio Dio, JB però adesso lo evita. Poi lo prende, lo manda all'angolino, qua JB, no Muta, non ci sta e contrattacca. Adesso prende il campione hardcore, lo afferra per la nuca, poi lo dirige verso il cuscinetto dell'angolo, gli sbatte di la faccia. Ancora Rice, presa con la scarpa sul viso di JB, E poi, si becca un cazzotto sullo stomaco da parte di JB, che adesso lo colpisce con un pugno, poi un rope kick, no. Rice Muta lo evita, un calcione, ancora Rice, rimette in piedi il campione, Rice Muta, niente, JB contrattacca, olè, drop kick, che stende Rice, poi double, foot, stomp, calcione sul petto, ancora JB, prende Rice, gli sbatte il braccio al tappeto, poi calcola le distanze, prova una gomitata in caduta, niente, Rice Muta reagisce evitandolo. Così lo colpisce, compilation, micidiai di colpi, prende JB, che ginocchiata in faccia, 1, 2, e JB in qualche modo riesce ad alzarsi. Adesso Rice prova uno stomp, niente, JB 04 lo evita, rope kick, poi rincorsa, gomitata in caduta, ancora JB, osserva attentamente Rice che cerca di alzarsi, ma lo colpisce ripetutamente, ancora JB, JB04 scatenato, prende Rice, attenzione, lo intrappola in questa presa e poi lo schianta al tappeto. Adesso prova lo schienamento, vediamo, arriva l'arbitro, 1, 2, niente, Rice Muta alza il braccio giusto in tempo e adesso si rifugia nella zona dell'epron, ma va JB, lo raggiunge dall'epron, si tuffa Senton e qui cade nella trappola di Rice Muta, che levita con astuzia, poi si rigira per bene. Intanto l'arbitro inizia a contare. Rice, subisce questo contrattacco da parte di JB, ma qui Rice, oh mio Dio, ginocchiata dritta sullo stomaco in corsa,
Che botta per GB04, che adesso viene preso per la nuca. Dai, smuta. Oh, lo sbatte contro il tavolo dei commentatori. Lo afferra per la testa. Sì, faccia lì, sempre sul tavolo. Poi la afferra, lo riporta sul ring. Ragazzi, match finora fantastico. GB adesso in difficoltà, in balia dello sfidante che se lo prende, lo rimette in piedi, lo colpisce, ancora Rice muta, e qua esegue la sua manovra speciale, oddio! E qua JB, e KO mi sa, 1, 2, no! JB in qualche modo riesce ad alzarsi, allora Rice lo colpisce con uno stomp, poi da dietro lo aggancia con questa ginocchiata, JB ancora, che continua a soffrire, Rice muta, prova un calcione, no JB, e fa questa sorta di sgambetto e poi esegue la sua manovra, tronca collo che affonda, Rice muta sullo schienamento, 1, 2, e manca proprio il 3 signori, e manca proprio il 3, allora JB non si ferma, afferra, Rice muta, lo prende, lo porta lì nella zona delle corde, adesso lo getta all'esterno del ring, poi JB non perde un attimo, rincorsa. Oh mio Dio! Tornado DDT. Oh mio Dio! Il pubblico che grida "This is awesome!". Fantastico signori. Fantastico. JB prova a chiudere. Dai che è la fine. 1 2 No, Rice muta, Rice muta, Rice muta. Riesce a rialzarsi, oddio, e prova una culla su JB, non ci credo, 1, 2, niente, JB 04 riesce a sgusciare via, allora muta, lo prende, lo rimette in piedi e qua ragazzi, lo trafigge, oddio, con la sua manovra risolutiva, che calcione, basta la fine, 1, 2, no, JB alza il braccio, Rice muta, sbigottito, non crede ai suoi occhi, adesso Rice sale sulla seconda corda, JB cerca di alzarsi, muta, mette a fuoco l'obiettivo, attenzione, si tuffano, no, JB l'ho evitato con astuzia, poi adesso lo raccoglie da terra, e qua ragazzi, 19-16, tutti a casa, pratica chiusa, 1, 2, 3, no, no vabbè, no vabbè, Rice muta, Rice muta, ancora, ancora, ha le forze per reagire, allora GB lo prende, lo porta lì, attenzione, ancora, lo getta all'esterno, no vabbè, JB non si ferma più, è come un fiume in piena, ma qui si becca una pizza dritta sulla faccia da parte dell'atleta nipponico, che adesso rincara pure la dose con questo stomp sulla bocca dello stomaco, ancora Rice, e qua ragazzi, JB è veramente nei casini più totali, Rice muta, lo prende, lo adagia sulle corde, attenzione, oh, gli chiude il braccio, con la corda, oh che cazzottone, ancora Rice, stomp su JB, poi lo afferra, vuole storcergli probabilmente il collo, aia, qui JB è messo in difficoltà, ancora Rice lo prende, lo colpisce, e qua ragazzi, no, oddio, che colpo micidiale, non ci credo, 1, 2, 3, no, JB, stupisce tutti, non ci credo, Rice muta, si rialza subitamente, allora JB, oh no, muta, lo trafigge in corsa, JB rotola esausto all'esterno del ring, Rice muta allora dall'Epron, guardate, lo raggiunge, lo acchiappa, oh ginocchiata, poi calcione, ancora, per JB, lo rimette in piedi, attenzione, lo afferra per bene, lo riporta al centro del ring, JB è messo male, e qui muta ne approfitta, lo prende, e lo colpisce con questa escalation di colpi devastanti, e qua ragazzi, no, non ci credo, è pronto a chiudere con la sua manovra risolutiva, Kinshasa signori, oh mio Dio, non c'è più via di scampo per JB, non ci credo ragazzi, non ci credo, 1, 2, no, JB c'è ancora, JB c'è ancora, JB c'è ancora,
Non ci credo, non ci credo. Allora Rice lo prende, lo sbatrangolino. Rice muta, continua a inferire, prende JB, lo carica sulla cima del paletto. Oh! Lo scarica in avanti, non ci credo. Sale sulla cima del paletto. Attenzione, Rice, no! No, no, JB reagisce, lo evita, lo prende, lo manda sulle corde, petto contro petto. Attenzione, muta, però attacca per primo. Rice, no, JB lo evita. JB ancora e ancora. Rice muta, è in estrema difficoltà. JB trova la forza. JB trova la forza di reagire. Così JB scatenato, adesso sale sulla cima del paletto, mette a fuoco l'obiettivo, si gasa, si caricano, muta, oddio, ginocchiata in faccia, non ci credo, 1, 2, no, JB ancora che si rialza, non ci credo, la muta, oddio, ancora calci, no, JB lo evita, sgambetto, sale sulla seconda corta, si vuole dare lo slancio, muta, l'ha colpito, no, non ci credo, ancora Rice muta, prende JB per la nuca, oddio, lo sbatte contro il cuscinetto dell'angolino, poi calcola le distanze, rincorsa, no, JB lo colpisce, e poi Spinebuster, ancora JB, penemuta, lo rimette in piedi, double, ehi, c'è lo schienamento, 1, 2 e 3. Dopo la doppia sconfitta contro JB04, Carlos Garcia ha aumentato ancora di più il mio periodo sfortunato di sconfitte. Attualmente ho vinto un solo incontro qui. E nonostante io sia ancora fresco di contratto, non sono venuto qui per collezionare sconfitte. Io sono qui per avere una carriera di primissima qualità. Non accetto di continuare a perdere, e specialmente non accetto di perdere nel modo in cui ho perso settimana scorsa. Perciò, Carlos, settimana prossima ti aspetterò al centro del ring per combattere nuovamente, perché stavolta le cose andranno in modo totalmente diverso. E adesso, amici, è tempo di passare alla grandissima resa dei conti fra Zoom e Alexander Tulli all'interno del Sardinian Prison Match. Like they're hypnotized, waiting for the end of night.
wait for me. Drunk fist all the secrecies. Make me in your misery. Open your eyes now. The lights are never the same. Walk on the front line. I'll leave you all the fame. Dance all night. You can crawl under my door. Hold me as we both fall. Ci siamo, signori, si parte finalmente con la resa dei conti fra Zoom e Alexander Tulli. E guardate, infatti, Zoom come parte subito agguerrito, subito incazzato. Vuole vendicarsi, sì, sì, mamma mia che partenza. Ancora Zoom, double foot stomp, però un calcio sul petto. Ma qua, ragazzi, Dragon's Crew da parte di Alexander Tulli che ribalta completamente la situazione. E adesso si avventa su Zoom con questi pugni durissimi sulla faccia. Ancora Tulli, oh mio Dio. Che botte stiamo vedendo, ancora Alexander che non si ferma, prende Zoom, oh, gli sbatte il braccio al tappeto, poi sale con la seconda corda, prova a lanciarsi, oh, ma qui Zoom lo acchiappa in volo, così, così, e adesso se lo porta a spasso, così, sì, body slam e lo manda al tappeto, ancora Zoom, sì, tiè, calcione dritto sulla schiena. Ancora Zoom, Zoom non si ferma, Zoom, 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 così, 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 mamma mia, ma che capolavoro, se l'è inzainato, come se nulla fosse, marcetta, e poi lo accompagna al tappeto per chiudere col vertical suplex, ma qui Zoom viene schivato da Alexander Tulli che adesso la chiappa, oh, DDT ribalta completamente tutto in suo favore, poi spolveratina tattica, spam, pizza in faccia, e qua ragazzi c'è la culla di Alexander Tulli che vuole già provare a chiudere, uno, niente. Zoom ha già capito tutto e allora Tulli continua a colpirlo. Ole, ole, oh, gomitata anche Alexander. No, German suplex da parte di Zoom che adesso studia la situazione, poi aggancia Tulli con questo roll up, uno e niente, contro roll up, signori, uno e niente, contro roll up, uno, due, no, contro roll up, uno, due, niente da fare, niente da fare. Zoom però si alza per primo, prova a colpire Tulli che poi lo evita, drop kick, lo fa volare ancora Tulli, no, Zoom si rialza, allora Tulli continua a colpirlo senza alcuna sosta, poi lo prende, lo sbatte all'angolo, no, adesso è Zoom che lo evita, lo sbatte all'angolino, poi lo carica sulla cima del paletto, adesso gli varica le gambe, ancora Zoom raggiunge Tulli sulla cima del paletto, no vabbè, no vabbè, oh mio Dio, un super Govrench suplex, no vabbè, fantastico signori, fantastico questo Zoom, prova a chiudere, uno, due, niente da fare, kick out da parte di Alexander Tulli che adesso vuole fare il furbo con questa culla, uno, due, e niente da fare, Zoom in qualche modo ne esce fuori, adesso è lui che li rende pan per focaccia, niente, qui Tulli però si rialza subito, evita pure un braccio teso da parte di Zoom e poi Zoom lo colpisce ad un ginocchio, mamma mia, adesso Zoom prende Tulli, lo fa volare all'esterno del ring, poi sale sulla cima del paletto, no, 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 Zoom, Zoom, oh, non fare follie, infatti Zoom ci ripensa, Tulli sta rialzando, oh, viene sbattuto contro la parete della gabbia e poi lo sbatte Zoom, lo sbatte Tulli vicino ai cannoni d'acciaio, attenzione, pesca pure un candlestick da sotto al ring, adesso apre Alexander, lo riporta sul ring e poi vuole pescare ancora qualche altro oggetto, vediamo, pesca una sedia, la porta sul ring, Tulli però raccoglie da terra il candlestick, lo attende al varco, ma niente, non fa in tempo a colpirlo perché Zoom lo anticipa, drop kick, no, adesso è Tulli che lo evita, Tulli, no, capriola. Oh, Tulli ribalta tutto però, backbreaker, prende il candlestick, vuole colpire Zoom che però in corsa
lo travolge con sto braccio teso. Adesso è Zoom che prende il candlestick, prova a colpire Tully. No, Tully! Lo toglie dalle mani, poi inizia a colpirlo, ancora Tully, 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 no, Zoom, stavolta lo evita, no, Tully lo evita, no, Zoom, gomitata in faccia, gli toglie lui il candlestick stavolta, e lo colpisce sullo stomaco, ancora Zoom, Zoom, oh, 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 no, capra di Tully, attenzione, mamma mia, ma qua è guerra, tra avere il candlestick, Tully riprende possesso, no, e qui cambio della guardia, Zoom riprende il candlestick, adesso è Zoom, Zoom, Zoom a suonare la testa di Alexander Tully con il candlestick che si è pure spaccato. Oh mio Dio. Adesso Tully prende Zoom, scusate, Zoom prende Tully, lo rimette in piedi, calf crusher. Oh ah, ah, ah. E qua le cose si mettono molto molto male per Alexander, per il traditore Alexander Tully. Guardate, cerca di liberarsi in qualche modo, attenzione. Oh, in qualche modo ci riesce. Colpisce la schiena di Zoom con una gomitata, poi raccoglie da terra la sedia. Attenzione, ma qui Zoom dice no. Cosa vuoi fare? Rincorsa, braccio teso. Ma qui Tully, furbone. Uno, due, con questa culla. Cercato di beffare Zoom, rincorsa, braccio teso. Adesso Zoom però sta già rialzandola, Tully sale sulla scena del paletto. Niente, Zoom lo colpisce, lo scarica giù. Ragazzi, fantastico tutto ciò. Adesso Zoom prende la sedia, inizia a colpire Alexander Tully ripetutamente, ancora e ancora. Oh mio Dio, sediata più non posso. Ancora sediate. Oh mio Dio, qui Alexander continua a soffrire. L'ira di Zoom, la sedia inutilizzabile. È bella che rotta. Zoom adesso, così, lo prende, lo colpisce, continua ad infierire, lo manda sull'apron. Rincorsa, oddio, e qui Tully finisce fracassato con la schiena contro la parete della gabbia. Adesso Zoom prende un bel tavolo, apparecchia tutto, lo porta sul quadrato. Intanto Tully cerca di rialzarsi, non ci capisce più niente. Zoom la afferra. E poi, oh, oh, la testa di Tully finisce contro il gradone. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Nel frattempo Tully in qualche modo barcolla, raggiunge Zoom che intanto ha apparecchiato la tavola. E qui dice, vieni qui, facciamo un bel pranzetto, vieni qua. Lo prende per la nuca, lo sbatte contro l'angolino. No, 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 oddio, oddio, no, no, lo carica sulla cima del paletto. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. Zoom, Zoom vuole commettere una follia, no. Di nuovo un super Gavrench suplex, ma stavolta... Oh mio Dio! Stavolta sul tavolo! Oh mio Dio! Uno, due! No! No! Tully, Tully! Riesce ad alzarsi alla Zoom! Lo prende! Sì, la Zoom! Bottom! Uno, due, tre, no! No, Alexander si alza all'ultimo, ma ancora, ma questo qua veramente, uno, due, oh, ha quasi beffato Zoom, rincorsa di Tully, no, Zoom, dice stai giù, uno, due, niente, Alexander ancora, sguscia via come un'anguilla dal pin, poi, contrattacca su Zoom, rincorsa, gomitata, enziguri kick, Zoom finisce stordito. Adesso Tully sale sulla cima del paletto. Attenzione, si vuole lanciare. Oh mio Dio, gomitata in tuffo. Poi colpisce sulla schiena Zoom, e adesso vuole rincarare la dose. Sale ancora sulla cima del paletto. E qua ragazzi, Swanton Bomb. Uno, due, no. Zoom, Zoom, Zoom si rialza. Allora Tully dice olè, pam, infine una pizza, poi un'altra pizza, Blue Thunder Bomb. Oh mio Dio, Tully prova a chiudere, uno, due, e no, no, Zoom, Zoom, Zoom si rialza e rotola pure all'esterno del ring. Alexander fuga sotto al ring, prende una mazza da baseball, fuga ancora, tavolo,
Zoom intanto torna sul ring, allora Tully lo raggiunge, lo colpisce per primo, ma qui Zoom dice no, 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 lo colpisce ad un ginocchio, aia, aia, ancora, ancora, Zoom, 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 Gavrench suplex sul tavolo, no vabbè, no vabbè, fantastico, poi lo prende, lo rimette in piedi, Future Shock, DDT colpito e affondato, schienamento, 1, 2, no, Alexander Tully si rialza, oh mio Dio, allora Zoom lo prende, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi, Tully, non ci credo, fenomenale, ma cosa fa? Oh mio Dio, sul tavolo la nuca di Zoom, aia, 1, 2, no, Zoom, 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 Zoom se la cava, Zoom se la cava, Zoom se la cava. Allora Tully lo prende, lo manda all'angolo e lo va kick. E lo va kick, signori. Basta così. 1, 2. No, Zoom c'è ancora, ma no, vabbè, no, vabbè. Oh, petto contro petto. Zoom, 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 Zoom. Zoom si inzaina Alexander, no, la vuole fare, oddio. Una wasteland e poi li blocca braccio e gamba. Oh, che dolore. Ancora Zoom, prende Tully, lo rimette in piedi, ma qua ragazzi Alexander, oh, la nuca di Zoom, aia, 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 adesso Alexander decide di prendere il tavolo, la parecchia, no vabbè, cosa vuole fare, no! L'ha incendiato, Zoom, torna da lui, ma qua ragazzi, Alexander Tully, no, 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 cosa vuole fare, attenzione, no, 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 inizia a colpirlo, oddio, 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 no, 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 Zoom, Zoom reagisci, Zoom, meno male, no, calcio di Alexander Tully, no, vabbè, no, vabbè, no, 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 Alexander, prende Zoom, no, 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 per favore, no, 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 non farlo! No! No! Oh mio Dio! Ma l'ho ustionato! Non ci credo! Non ci credo! E adesso Tully carica la sua finisher dall'angolino! No! 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 Ma non lo schiena! Non lo schiena! No! Blue Thunder Bomb! Blue Thunder Bomb! No! No, no, non lo vuole schienare, non lo vuole schienare, no, perché, 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 no, ne può fare un'altra, no, vabbè, è la fine per Zoom, signori, non ci credo, oh mio Dio, basta, lo colpisce ancora con la sua finisher, è finita, basta, 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 1, 2, no, no, vabbè, no, vabbè, no, 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 vabbè, no, vabbè, Zoom c'è ancora. Zoom c'è ancora, non ci credo, non ci credo. Tully lo prende, lo sbatte l'angolino per ammazzare a baseball, no, 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 Tully sei impazzito? No, infatti Zoom lo evita, Zoom lo evita, braccio teso, così, 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 e fa pressione sulla gola di Alexander Tully, così, double, foot, stomp, così, calcione sul petto, e ancora Zoom, 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 oh mio Dio, gli sbatte il cranio tutto il tempo al tappeto, oh mio Dio, poi lo prende, Zoom, bottom, signori, Zoom, bottom, oh mio Dio, signori, adesso, Zoom, no, 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 oddio, pump kick, pump kick, pump kick. No, Tully non è più in grado di combattere, ma Zoom se ne fotte. Zoom se ne fotte per la vendetta, per l'onore, per tutto quanto. Ancora pump kick. 1, 2 e 3. Finita, signori. Allora, Joe, hai notizie dallo zio?
mi sto trattenendo a stento. Quando arriva? Settimana scorsa mi avevi detto che stava tornando. Calma, amico! Lo sai che lo zio si è rintanato nel suo terreno sperduto di campagna e probabilmente ha perso la cognizione del tempo. Oltretutto, quel cazzo di telefono che si ritrova è quasi sempre irraggiungibile, dato che in quel cazzo di posto c'è sempre poco segnale. Comunque, dopo provo a ricontattarlo, ma secondo quanto mi aveva riferito l'ultima volta che l'ho sentito, credo che ormai manchi davvero pochissimo al suo ritorno. Ancora un po' di pazienza, Andrew. E va bene. Ma che si muova perché ho voglia di divertirmi. Chissà che faccia faranno tutti quanti quando lo vedranno. E adesso, signore e signori, è tempo di passare al prossimo incontro. Open Challenge, valevole per i titoli di coppia detenuti da King Nathan Robinson e Lars Payne. Signore e signori, il seguente incontro è un tag team match valevole per i titoli di coppia da Ring of Volto. E dunque, signore e signori, da un lato abbiamo gli sfidanti, coloro che si sono fatti avanti in questa Open Challenge. Loro sono Professor Timothy ed il pupillo del volto del ring, su voi. Mentre all'angolo opposto abbiamo i campioni in carica di coppia della federazione, King, Nathan, Robinson e Lars Payne. E dunque, come da rito, i campioni consegnano le loro cinture nelle mani dell'arbitro, che poi si reca al centro del ring e le alza, e si può partire con questo grandissimo match. Ci siamo, la contesa può avere inizio, e King Nathan marca subito il territorio, prende il prof, così lo manda sulle corde. Attenzione, Timo tipo gli sbatte addosso e passa al contrattacco il nostro prof. Oh, che compilation di attacchi, calcione, poi afferra Nathan. Oh, ma non ci credo, ma cosa ha fatto? Che manovra catapulta fantastica. Adesso il prof prova a colpire il re della Rov, che però non ci sta, e passa al contrattacco, prende prof, lo manda all'angolo, rincorsa, no, splash,
che va a vuoto. Adesso Timothy aggancia Nathan, prova una neck breaker, ma qui Nathan con questa sbracciata lo manda al tappeto, poi gomitata in caduta. Il prof continua a subire l'ira del re della Rov, che adesso continua ad infierire, afferra il prof. Lo spatte di peso all'angolino e qui c'è il cambio per l'oracolo. Lars Payne, che agisce in grande stile in collaborazione con King Nathan, adesso compie di gomitate. Una, due, c'è la terza? No. Sfregatina tattica sulla faccia, così. Ancora Nathan e Lars Payne, dropkick sulla schiena di professor Timothy, poi gli stira per bene un braccio al tappeto. Ancora Lars non si ferma, prova ad agganciarlo per questa manovra, ma qua il prof non ci sta. E passa al contrattacco su Lars Payne, ancora Timothy. Niente da fare qui, Payne non ci sta, afferra il prof. Adesso lo dirige, verso le corde, adesso Lars lo prende, lo fa volare all'esterno del quadrato, brutta caduta per il prof. Nel frattempo Lars lo osserva con attenzione, su Bo intanto lo osserva concentrato, è pronto a entrare il pupillo del volto del ring, ma nel frattempo suicide dive fenomenale di Lars Payne, che si getta all'esterno del ring. E il pubblico che ovviamente grida This is awesome. Mamma mia signori, che spettacolo. Qui su Boi chiede il cambio, ma qua ragazzi Payne continua a fare il bello e il cattivo tempo. Su Prof Timothy ancora, guardate l'oracolo che non si ferma adesso. Ancora compiation di gomitate su Professor Timothy. Oh, ancora sfregatina sulla faccia, sgrattugiata. Ancora Payne prende Prof, lo manda all'angolino, rincorsa, no, qui Timothy reagisce con questa gomitata, afferra Lars Payne, attenzione, mi sa tanto che è pronto a dare il cambio a Subboy, perché infatti spiaccica Payne con la faccia sull'angolino. Cambio, e qua il pupillo del presidente entra in azione, guardate con tutta la sua potenza, il suo fisico roccioso, abbatte Payne 1 e niente da fare, qui Lars si rialza subito. Allora su Boy lo prende, lo rimette in piedi, lo afferra per bene per la nuca, lo dirige verso l'angolino. Che botta sul cuscinetto, poi rincorsa, mio Dio, braccio teso su Lars Payne, ancora schienamento 1 e niente, Payne resiste come sempre. Adesso su Boy lo afferra, neckbreaker durissima, qui Payne prova a dare il cambio a Nathan, qui su Boy con tutta la sua corpulenza lo colpisce con questa doppia sbracciata, poi prova a ripetere l'attacco, ma qua ragazzi Lars Payne non ci sta, reagisce e lo mata all'angolino. Cambio per il re della Rov. Oh mio Dio, che atletismo da parte di King Nathan, ma cosa ha fatto ragazzi in springboard? No vabbè, no vabbè, che gesto super atletico per un atleta così grosso e così possente, ma anche qui su voi, capriolone! Mamma mia, braccio teso! Porca miseria, ragazzi! Che contesa! Vi ricordo che in palio ci sono i titoli di coppia della Ring of Volta. Adesso Nathan sfrutta questa leggerezza di Subboy, ma qui Subboy evita lo splash di King Nathan, che adesso gli fa una craniata. E poi il suo braccio teso, ma qui no, Timothy distrae il re di tutto quanto. Ma qua Nathan lo mette fuori gioco. E qui va a schienare Subboy, ma mi sa tanto che ha perso tanto tempo. Infatti Subboy si rialza all'1. No vabbè, no vabbè, no vabbè. Allora King Nathan lo prende, lo rimette in piedi. E qua ragazzi, oh mio Dio, si sfonda i reni. Olympic Slam 1. Ma che cos'è questa cosa? No vabbè, 1, 1, 1, 1, 1. No vabbè, non ci credo. Solo conto di uno. Allora cambio per The Oracle Lars Payne. Ancora grandissima collaborazione tra i campioni di coppia. Adesso Payne. Oh, qua c'è Timothy che si vuole mettere in mezzo. Si becca un enziguri kick. Lars nel frattempo con cappello di mira, infatti lo lancia contro le corde, ma qui roll up di Subboy. 1, 2. Payne si riesce a rialzare giusto in tempo.
German Suplex ai danni del gigante sardo e poi c'è il sussurro nel buio da parte di Lars che pone fine alla contesa 1-2. E no, Suboi riesce a rialzarsi. Allora The Oracle lo prende, lo rimette in piedi. Adesso lo lancia verso l'angolino, rincorsa, no, Suboi alza le ginocchia, big boot. E qui l'oracolo finisce steso al tappeto. Ancora il gigantone sardo spiaccica appena l'angolino. Cambio per Prof. Timothy che torna nel match. E guardate Suboi, no vabbè, come un razzo lo proietta su Lars. Oh mio Dio, schienamento, uno. E niente, Payne si stava già rialzando, ma arriva pure King Nathan come un carro armato di rinforzo. Mamma mia, e qui Payne colpisce come un cazzotto. E poi in the guilty kick in corsa, Professor Timothy, fenomenale. Adesso Payne prende il prof, lo spatte di peso all'angolino. Ecco ragazzi, cambio per il re di tutte le Fed, di tutte quante. Guardate che slancio, drop kick. Suboi intanto chiede il cambio, ma qua ragazzi, il re si diverte a malmenare Professor Timothy. Gli cammina pure sopra, fantastico, però a colpire no, si becca un cazzotto sulla gamba. E qua ragazzi, Professor Timothy, oddio, il suo calcione in corsa. E qua ragazzi, c'ho schienamento, 1-2, e niente, King Nathan si rialza. Guardate, in qualche modo, ma qui Timothy prova a colpirlo, Nathan levitato, no, Timothy lo evita, olè, braccio teso. Spettacolo signori, spettacolo. Adesso Timothy prende Nathan, oh, gli sbatte malamente la faccia al tappeto, porca miseria. Ancora prof, prende Nathan, che ginocchiata. Ancora prof, prende King, lo afferra per la nuca, attenzione, lo vuole portare verso l'angolino, ma qua ragazzi Nathan non ci sta, passa al contrattacco, poi no vabbè, qua c'è il tris di powerbomb consecutive, 1-2, e c'è pure la terza. Qua ragazzi è finita, no, qua c'è Suboi che si mette in mezzo, arriva pure Payne. Adesso Suboi prende l'oracolo, attenzione, lo butta fuori dal ring e lo insegue per dare il via ad una bella risa. Nel frattempo King Nathan insegue Professor Timothy all'esterno del ring, ma qua ragazzi Timothy evita questo tentativo di gomitata in caduta. Adesso lo colpisce intanto Zuffa dall'altra parte fra Suboi e Lars Payne. Adesso Timothy prende King Nathan, lo riporta sul quadrato. Nathan è un po' in difficoltà, infatti guardatelo, le ginocchia lo reggono a stento. Scarpata in faccia di Professor Timothy che guardate li passeggia intorno, però un'altra scarpata, no, qui Nathan non ci sta, se la abbraccia, mio Dio, belly to belly suplex. E qua ragazzi Nathan, guardate, si carica King Nathan, si carica. Qui Timothy voleva sgusciare come un'anguilla verso Suboi, ma qui Nathan dice: dove vuoi andare, mamma mia signori, che calcione. Ancora Nathan, no, Timothy lo gira, oh, braccio teso, mamma mia, lo manda al tappeto. Ancora il prof attende al varco Nathan, poi lo prende e lo manda verso il suo angolo. No vabbè, ma che cazzo sta succedendo? No, lontano dallo sguardo dell'arbitro c'è Tore Frau che mette KO Lars Payne. E dunque il prof procede con il cambio per Suboi che torna nel match. Grande collaborazione fra i due, attenzione, oddio, doppia spallata su King Nathan. Adesso il pupillo del presidente afferra il re della Rov, no, e mette a segno la sua finisher, 1, 2 e 3. Thank you.
E adesso, signore e signori, siamo giunti finalmente al nostro grandissimo main event della serata, Winner Takes All Match, valevole per il titolo televisivo e per il titolo mondiale dei pesi massimi. E dunque da un lato abbiamo il campione televisivo, Trevor Fischer, mentre dall'altra abbiamo il campione mondiale dei pesi massimi, Scorpion. Chi vince si prende tutto. In the echoes of the distance, reach the infinite goal of my existence. It's fading away, it's dumped in the gray. There's gotta be a way out of it. Just keep on digging the grave, 'cause I've been stuck in this way. In the haze, I just wanna throw down away all the fuck in the blaze. Everything's fading away. There's gotta be a way out of it. Digging the grave, 'cause I've been stuck in this way. I don't know why I survive in the fire. E dunque ci siamo, signori. Trevor Fischer consegna la sua cintura nelle mani dell'arbitro, che poi cercherà Scorpion e raccoglie dalle sue mani il titolo mondiale dei pesi massimi. E adesso alza entrambe le cinture, winner takes all, chi vince si prende tutto quanto. Ci siamo, signori, questo grandissimo main event può avere inizio. Scorpion subito fortissimo all'attacco, Trevor risponde, no, il campione mondiale reagisce, no, adesso reagisce il campione televisivo, no, ancora Scorpion, no, Trevor, mamma mia, signori, che duello, chi vince? Piglia tutto, braccio teso, running bulldog, no, Scorpion spinge al tappeto Trevor Fischer, prova una chop, no, ancora Trevor, pugno durissimo sullo stomaco di Scorpion, che però reagisce ancora il migliore dei modi. Adesso prende Trevor, lo poggia lì sulle corde, ancora Scorpion,
Lo prende, se lo inzaina e lo appende sulla terza corda come si fa con il bucato. Ancora Scorpion, raccoglie la terra Trevor che però ribalta tutto quanto. Adesso colpisce Scorpion, poi lo aggancia, schiacciata a vortice. Schienamento del campione televisivo, niente, il campione mondiale ne esce fuori al conto di uno, ma subisce un calcione sulla schiena, poi uno stomp, durissimo sulla faccia. Trevor insiste con lo schienamento, ma Scorpion non ne vuole proprio sapere, si rialza subito, di stizza quasi, ma Trevor continua con questi colpi, niente. Scorpion dall'angolino riesce a reagire, afferra per la nuca, Trevor lo sbatte contro il cuscinetto, poi prende la rincorsa, oddio c'è una spear, ancora Scorpion, no! Scarpata da parte di Trevor, che sopra la rincorsa, dropkick, no evitato da Scorpion! Adesso è lui che gli rifila un bel dropkick. Quel campione mondiale, no ragazzi, Trevor non ci sta, passa al contrattacco, prende Scorpion, lo manda alla zona dell'apron, poi lo colpisce, dropkick, lo butta fuori. Poi si reca nella zona dell'apron e adesso lo insegue all'esterno, uno stomp, drop kick e qui Scorpion si tocca la nuca, Trevor ancora infierisce sempre lì sulla nuca, oh mio Dio ancora, stomp su stomp, oh, botte durissime signori, intanto l'arbitro è arrivato al conto di tre, adesso Trevor prende Scorpion, lo sbatte contro la barricata ma qui Scorpion lo evita, lo aggancia, lo riporta sul ring e quindi torniamo tutti quanti al centro dell'azione. DDT a corto raggio da parte di Scorpion che adesso colpisce Trevor, si ricalci e poi si avventa su di lui, compilation di craniate, botte durissime signori. Adesso Trevor da terra esegue questo sgambetto su Scorpion, poi attenzione se lo inzaina, back suplex, colpo di reni e poi leg drop in caduta all'indietro. Fantastico signori, poi si avventa sul campione mondiale, pugni, 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 pugni sulla faccia, stomp sulla bocca dello stomaco. Adesso Trevor decide di salire sulla cima del paletto, Scorpion è ridolorante, Trevor è pronto a lanciarsi, Swanton Bomb, ma niente, Scorpion lo evita, attenzione, lo afferra, ancora DDT a corto raggio, qui Trevor in difficoltà, Scorpion lo prende e lo rimette in piedi, qua lo afferra per la nuca, lo sbatte contro il cuscinetto dell'angolino, ancora Scorpion, Irish Whip, scusate, riversata da Trevor, ma qua ragazzi Scorpion da sotto torna sopra, close line, suo schienamento, 1, 2, niente, kick out da parte di Trevor Fisher, Scorpion si mette le mani in testa, che occasione, mamma mia, adesso Trevor cerca di alzarsi, Scorpion con questa scarpata lo trafigge, poi lo gira di lato, mio Dio, calcione sulla schiena, ancora Scorpion prende Trevor che però no ragazzi non ci sta, passa contro attacco, mio Dio, braccio teso in corsa, devastante, poi lo prende, lo rimette in piedi e qua ragazzi se lo inzaina per eseguire la sua manovra speciale, lo scarica in avanti, calcio sulla testa e qui Trevor prova a chiudere il match, suo schienamento, arriva l'arbitro, 1, 2, niente da fare, Scorpion si rialza. Allora Trevor, non ci siamo, non perde tempo, non demorte, sale sulla cima del paletto e qua ragazzi riprova la Swanton Bomb. Mamma mia signori, che botta. E poi risale ancora sul paletto. Attenzione, però Scorpion, attenzione, prova a intercettarlo infatti. Evita il double axe handle, drop kick, Trevor però non cade giù. Però Scorpion insiste, bam, 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 oddio, che sbracciata, ancora Scorpion per Trevor, se lo inzaina, manovra, spezza, stomaco, qui Trevor è dolorante, Scorpion dall'angolino lo invita a rialzarsi e qua i ritmi diventano sempre più forti, incandescenti, spear del campione mondiale, 1, 2, per un ciuffo d'erba, Trevor riesce a rialzarsi, allora Scorpion non contento, rimette in piedi il campione televisivo, lo colpisce, ancora, no ragazzi, Trevor non ci sta, Codebreaker, no Scorpion, lo acchiappa al volo, lo accompagna al tappeto con questa schiacciata, ancora Scorpion, prende Trevor, lo colpisce, e qua per la death drop, ma anche Trevor riversa tutto, spinning il kick, che travolge Scorpion, poi lo prende, lo rimette in piedi, Codebreaker, entrambi sono al tappeto stremati, Trevor però si rialza per primo, Trevor schiena, dai, 1, 2, no, Scorpion si rialza, ma non ci credo, la Trevor continua ad infierire, così, pugni,
sulla testa del campione mondiale, poi la sbatte al tappeto. Ancora Trevor che non si ferma, prende Scorpion, lo manda sulle corde, attenzione, prova ad agganciarlo con un belly to belly, ma qui Scorpion non ci sta, così, e reagisce nel migliore dei modi, colpisce Trevor, e qui Scorpion, death drop, è finita, 1, 2, no, Trevor Fisher, mamma mia, si rialza, e poi, con una culla, prova a beffare, Scorpion, 1, 2, no, Scorpion, si rialza, Trevor, spinning kick, e poi adesso è Scorpion che lo vuole beffare, 1, 2, e niente, anche Trevor ne esce fuori, allora Scorpion rimette in piedi Trevor, così continua a colpirlo, attenzione, Trevor, niente da fare, Trevor Fisher, oh, Scorpion, oh mio Dio, che forar, bellissimo, adesso sale sulla cima del paletto, è pronto a lanciarsi, splash, oh mio Dio, schiena il campione televisivo, 1, 2, e niente, Trevor riesce a rialzarsi giusto in tempo, attenzione Scorpion, l'aggancia, prima che rotolasse fuori dal ring, mamma mia, manovra torcicollo, ma qui da terra Trevor reagisce nel migliore dei modi, braccio teso sul campione mondiale, poi lo prende, lo rimette in piedi, e qua ragazzi è tempo di chiudere, Brainbuster, ole, Brainbuster, ole, Brainbuster, ole, Brainbuster, ole, Brainbuster, ole, poi c'è il colpo da KO di Trevor Fisher che va a chiudere, 1, 2, no, Scorpion c'è ancora, ma non ci credo, allora Trevor lo prende, lo porta lì alle corde, attenzione ancora Fisher, oh mio Dio, braccio teso che butta fuori dal quadrato Scorpion, adesso Trevor con tutte le sue forze rimaste, oh mio Dio, volo spericolato all'esterno del ring, fantastico signori, applausi per questo grandissimo main event, adesso Trevor riporta sul quadrato Scorpion, lo rimette in piedi, e qui il campione mondiale reagisce nel migliore dei modi, Scorpion Cutter, non ci credo, è la fine, 1, 2, e no, Trevor si rialza, fantastico, la Scorpion lo prende, lo rimette in piedi, ma Trevor reagisce, Trevor, ancora Trevor, no, Scorpion, ancora Scorpion, no ragazzi, ancora Trevor che afferra il campione mondiale, poi lo prende, lo manda lì all'angolino, oh, che botta per Scorpion, che cade al tappeto stremato, ancora Trevor, infierisce, prende Scorpion, lo manda sull'apron, poi rincorsa, lo butta fuori. No, che succede? Arriva Jay Cruz, armato di candlestick, no, squalifica. E adesso Jay continua ad infierire su Trevor, no, gli spezza addosso il candlestick, oh mio Dio. Poi lo rimette in piedi, lo afferra per i capelli. Lo manda nella zona dell'apron, rincorsa, oddio, lo butta fuori. Beh, sei contento? Hai mandato all'aria uno dei main event più importanti mai visti. Puoi incassare la valigetta, vero? E allora avanti, consegnala all'arbitro, muoviti! No, prima di consegnare la valigetta all'arbitro, voglio privarti delle poche forze che ti sono rimaste in corpo. Oddio, Jay Cruz! Attacca Scorpion con questo dropkick, poi lo prende, lo rimette in piedi, no, lo colpisce al ginocchio, e adesso, Cruz, shot! Attenzione signori, perché ritorna Trevor Fisher sul quadrato, che travolge Jay Cruz con un grandissimo braccio teso, poi lo prende, lo rimette in piedi, e gli rifila il colpo, da KO! E dunque, signore e signori, su queste incredibili immagini direi che siamo giunti al termine di questa super mega edizione di Total Carnage. E dunque, grazie mille a tutti quanti per aver partecipato e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo imperdibile episodio, settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle ore 17. Mi raccomando, non mancate, grazie ancora a tutti, ciao!